A San Giorgio per il Festival della Canzone Dialettale, con noi c'è Massimo in Art Flower, è l'ideatore della festa. Ideatore e realizzatore, insieme a quei matti lassù di Champagne e Ghianda. Siamo arrivati alla terza edizione del festival, non credevamo, siamo molto contenti, anche vedendo gente dietro il palco, che da qui non si vede, che è molto numerosa. Vediamo che suscita sempre più emozione nella gente, anche questa cosa del dialetto che unisce un po' l'entroterra qui marchigiano. Siamo contenti di questa cosa, nonostante la crisi, la gente di San Giorgio, la Proloco, le associazioni, tutti hanno contribuito sempre più in questa cosa, e questo ci riempie di orgoglio. L'idea di farla a San Giorgio come vi è venuta? L'idea di farla a San Giorgio è venuta contattando tutti i gruppi, contattando gli MSB, l'originale, che in arte sarebbe Atos, conoscendo il consigliere comunale qui di San Giorgio, ci hanno chiesto se eravamo disposti a farla qui a San Giorgio, noi abbiamo accettato e così è venuta. Prima è stato in un posto qua giù di Satecnico e poi qui in piazza. Bene, vediamo che la gente viene, che partecipe e assisteremo ai concerti. Grazie. Grazie, grazie. C'è Federica, la presentatrice dell'evento, e Giacomo, presidente della Proloco. Giacomo, com'è nata l'idea di fare questo festival? È nata 3 anni fa da un'idea degli assessori comunali che volevano organizzare una manifestazione estiva che coinvolgesse un po' tutte le associazioni. E il primo anno è stata fatta, diciamo, a San Pasquale in campagna, e dall'anno scorso abbiamo deciso di, visto che si coinvolgeva tutte le associazioni del paese, di incentrarla proprio nella piazza principale del paese. E l'idea proprio della canzone dialettale? Beh, abbiamo la canzone, il Festival della Canzone Italiana, perché non fare il Festival della Canzone Dialettale? Hai ragione. Federica, come va questo festival? Ah, speriamo che vada bene come l'anno scorso. L'anno scorso ci siamo divertiti, ci sono stati tanti gruppi comunque delle nostre zone, anche se magari dell'entroterra come quelli che stanno adesso sul palco. Io mi auguro che sia segna della morigeratezza, che tutti si possano divertire, sia i giovani, magari anche i bambini e quelli più grandi. Come diceva Giacomo, la cosa bella, a mio avviso, e l'ho detto anche l'anno scorso, di questa manifestazione, che coinvolge tutte le associazioni, il comune insieme ad altre associazioni che solitamente organizzano eventi insomma in autonomia, questa invece è l'unica manifestazione che le vede tutte insieme, quindi sinergia di tutte le forze buone del paese. Poi vediamo arrivare bambini, genitori, gente un pochino più grande. Come me d'altronde, sì, una festa per tutti, sì, questo dovrebbe essere lo spirito che dovrebbe contraddistinguere questo festival. Bene, buon festival a tutti. Grazie.